Care amiche e cari amici, benvenuti ad una nuova edizione del giornale di TR Xenon. In occasione della festa del 1º maggio a Lampedusa si terrà una giornata di musica, dialogo, lotte e proposte politiche per ribadire la necessità di affrontare la questione dell'immigrazione alla radice, dalle cause che spingono migliaia di persone a lasciare il proprio paese. Per ribadire la necessità di porre fine agli interventi militari e per ribadire la volontà dei lampedusani di voler vivere di pesca e turismo in un'isola di pace, dialogo e bellezza, senza ritrovarsi ciclicamente in emergenze volute e provocate. Tanti gli artisti sul palco di tante nazionalità per raccogliere fondi in vista dell'evento del 1º maggio lampedusano, autogestito e finanziato dal basso. 1º maggio a Lampedusa quindi per un Mediterraneo di pace e senza paura, per i diritti dei lampedusani, per la regolarizzazione dei viaggi di tutte e di tutti, per una Lampedusa di pace, dialogo e bellezza, per un lavoro ed un salario dignitoso per tutti i lavoratori e le lavoratrici, contro le politiche neocoloniali ed imperialiste, contro la militarizzazione dei territori, contro la guerra e contro l'austerity. La manifestazione sarà organizzata solo attraverso autofinanziamento e contributi dal basso, senza finanziamenti istituzionali. Per contribuire alla realizzazione dell'iniziativa potete versare sul conto corrente intestato all'Associazione Culturale Asca USA, presidente Annalisa D'Ancona. Ed è cominciato in questi giorni a Sala d'Ercole l'esame della manovra finanziaria. Bilancio e finanziaria vengono incardinati in un'aula semivuota, pochi deputati presenti alla seduta, presieduta da Giuseppe Lupo nella giornata del 27 aprile, per la discussione generale. Sempre il 27 aprile sarà fissato il termine per gli emendamenti, poi il 28 aprile l'ARSA entrerà nel merito dell'articolato. La manovra deve essere approvata entro il 30 di aprile, giorno di scadenza dell'esercizio provvisorio. E Nicu Radicanu, di 38 anni, romeno, è stato ucciso in contrada Esperia sulla strada provinciale Scoglitti Gela, al termine di una rissa tra uomini di diverse nazionalità avvenuta in una sala da ballo. A dare l'allarme è stata la compagna del bracciante che ha chiamato la polizia. La donna ha anche riferito agli agenti di essere stata violentata. Le indagini coordinate dal sostituto Monica Monego dovrebbero portare all'individuazione del colpevole. L'autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni. E due somali di 25 e 18 anni, accusati di essere gli scafisti delle imbarcazioni sulle quali viaggiavano 334 migranti sbarcati qualche giorno fa nel porto commerciale di Augusta, sono stati fermati dalla polizia. Il reato ipotizzato è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due scafisti sono stati identificati al termine di indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato. In servizio presso il posto di frontiera marittima di Augusta e in collaborazione con personale del gruppo Interforze Contrasto Immigrazione Clandestina della Procura della Repubblica di Siracusa e con altre forze di polizia. E rubava profumi e prodotti di bellezza mentre le telecamere del reparto cosmetici dell'Auchan di Mister Bianco la riprendevano. Protagonista una donna 41enne di Catania con la sua sacca schermata utilizzata per eludere il dispositivo antiattaccheggio. La refurtiva, accumulata dopo aver arraffato quanto più materiale dagli stand espositivi, era del valore di circa 150 euro ed è stata interamente recuperata e restituita al direttore dell'esercizio. A fermare il tentato furto c'erano i carabinieri avvertiti dagli addetti della sicurezza del centro commerciale. E l'ANAS comunica che la strada statale 124 Siracusana è provvisoriamente chiusa dal chilometro 20 e 650 al chilometro 22 e 600 in direzione Caltagirone, in provincia di Catania, in entrambe le direzioni. Nel tratto stradale si è verificata una frana sulla carreggiata che ha richiesto la limitazione della corsia di marcia già nei giorni scorsi. Per questo motivo sono cominciati i lavori di pulizia della sede stradale che richiedono la chiusura provvisoria della carreggiata. Ed è stata nominata Paola Gargano, commissario straordinario della provincia, dal Presidente della Regione. Con l'aiuto della professionalità dei dirigenti dell'ente, ha dichiarato il commissario Paola Gargano, è mio intendimento procedere verso un'amministrazione che sia efficiente nei servizi e che abbia una particolare attenzione per gli istituti scolastici e le strade provinciali. Inoltre punterò sulla valorizzazione del territorio a sostegno dell'indotto turistico. Un curriculum di tutto rispetto, laureato in lettere, ha prestato l'attività lavorativa con incarichi prestigiosi all'azienda provinciale del turismo di Catania per circa 30 anni. Dal 2010 è dirigente del servizio UREGA, Ufficio Regionale Gare e Appalti di Catania. Nel periodo 2011-2014 ha ricoperto anche la carica di presidente della commissione di gara. Ne abbiamo un comunicato stampa della questura di Ragusa. La Polizia di Stato arresta spacciatore a Vittoria. Perquisiti decine di obiettivi impiegati oltre 30 uomini della squadra mobile e del commissariato di Vittoria per i controlli del Ponte della Liberazione.
Grazie alle segnalazioni dei cittadini e alle unità cinofili Ventura Gerry è stato trovato in possesso di oltre 40 dosi di cocaina pronta per essere venduta. La Polizia di Stato, infatti, della squadra mobile e commissariato di Vittoria, ha arrestato Ventura Gerry, nato a Vittoria il 21 febbraio dell'89, perché deteneva in casa oltre 40 dosi di cocaina pronte per la vendita per il Ponte della Liberazione. Nei giorni scorsi, durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto per ordine del questore di Ragusa, Giuseppe Gammino, in occasione del Ponte della Festa della Liberazione, gli uomini della squadra mobile e del commissariato di Vittoria, con l'ausilio delle unità cinofile di Catania, hanno effettuato decine di perquisizioni a pregiudicati, luoghi frequentati da spacciatori ed alcune scuole. I controlli nelle scuole hanno dato esito negativo, diverso invece il risultato conseguito a seguito della segnalazione pervenuta dalla squadra mobile da alcuni cittadini a conoscenza del fatto che Gerry Ventura spacciasse proprio dentro casa. Il 5 maggio 2015, presso l'aula magna del liceo Bonaventura Siracusa di Caltagirone, si terrà le collezioni naturalistiche di Emanuele Taranto Rosso. Alle ore 16:30 assisteremo al saluto del dirigente scolastico, la dottoressa Concetta Mancuso. Alle ore 17 il tema la collezione Zoo Paleontologica di Emanuele Taranto Rosso. Interverrà il professor Italo Di Geronimo, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania. Chiuderà alle ore 17:45 la collezione minero-petrografica di Emanuele Taranto Rosso, con l'intervento del professor Rosolino Cirincione e del dottor Alessandro Giuffida, sempre del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania. E chiudiamo con un comunicato stampa del Comune di Caltagirone: undicesimo non sprecare, nuovo comando per la sostenibilità ambientale del pianeta. Il 28 aprile si terrà una conferenza all'Accademia della Cucina per quanto riguarda la tematica della sostenibilità ambientale del pianeta. E con la conferenza del componente del Centro Studi Territoriali dell'Accademia Italiana della Cucina, Maurizio Pedi, che su iniziativa della delegazione di Caltagirone dell'Accademia Italiana della Cucina, terrà martedì 28 aprile alle ore 17 nel salone di rappresentanza Mario Scelba del municipio, tale evento patrocinato dal Comune di Caltagirone. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.